molto quando rivedo questa poesia meravigliosa scritta e letta in questo caso da Edoardo Galeano. Mi pare un'immagine del mondo che forse tutti noi vorremmo costruire e per il quale siamo qui oggi a tenere a battesimo la nascita di questo nuovo soggetto, di questa rete federata ecologista e civica. Ok, quindi io proprio collegandomi a questo chiedo a Mauro Valpiana, per cercare di realizzare quel sogno che abbiamo appena visto di Galeano, qual è il contributo che è uscito anche quest'anno dalla Marcia per la Pace, che tu hai organizzato quest'anno. È stata una marcia straordinaria, no? 200.000 persone, ma è una marcia che non ha semplicemente contestato genericamente la guerra, ma ha fatto delle proposte precise alla politica. Purtroppo nessun partito quasi, insomma, diciamo, le ha considerate. Noi invece vogliamo ascoltarle, io direi quasi interamente, se ti chiederei di presentarci quelle che sono state le proposte emerse dalla Marcia per la Pace. Le vogliamo fare nostre, introdurre in toto all'interno del nostro progetto, del nostro programma. Mauro Valpiana. Posso stare in piedi? Ti giro le spalle. Ecologia e omnicrazia, cioè il potere di tutti, sono due dei nomi possibili della non violenza, che nel nostro paese, in Italia, si sono incarnati in 50 anni di storia, quindi ha radici molto profonde il pensiero non violento in Italia, che si esprime poi e trova una definizione nel pensiero di Aldo Capitini. Chi non avesse ancora avuto l'opportunità di approfondire, di conoscere, di avvicinarsi al pensiero di Capitini, lo invito a farlo, perché la totalità dei temi che noi stiamo trattando in questa costituente ecologista erano stati in qualche modo prefigurati, anticipati dal pensiero dei Capitini, che naturalmente aveva mutuato dal Mahatma Gandhi. La Marcia per Luigi Assisi fa parte di questa storia. Quest'anno abbiamo fatto la 50° anniversario della prima marcia del 1961. E la non violenza che emerge dalla Marcia per Luigi Assisi è un insieme di proposte politiche, insieme a una visione, un orizzonte, a un varco attuale della storia, come diceva Capitini. E quindi anche quest'anno i 200-250.000 marciatori sono stati i protagonisti di queste proposte. È un movimento importante questo dei 50 anni di non violenza in Italia, perché è un movimento senza leader, ma con una leadership ben precisa, che è quello della non violenza. È l'idea, diciamo, che è la leadership di chi si è messo in cammino da Perugia a Assisi in questi 50 anni. E quest'anno in particolare sono emerse delle proposte politiche che noi abbiamo riassunto in 10 punti. Vi leggo i titoli perché mi sembra che sia la cosa più chiara. Poi mi soffermerò in pochi minuti in particolare su alcuni. Dalla Rocca di Assisi abbiamo letto i 10 impegni, che sono le responsabilità che si sono assunti coloro che si sono messi in questo cammino. 1. Garantire a tutti il diritto al cibo e all'acqua. 2. Promuovere un lavoro dignitoso per tutti. 3. Investire sui giovani, sull'educazione e la cultura. 4. Disarmare la finanza e costruire un'economia di giustizia. 5. Ripudiare la guerra, tagliare le spese militari. 6. Difendere i beni comuni e il pianeta. 7. Promuovere il diritto a un'informazione libera e pluralista. 8. Fare dell'ONU la casa comune dell'umanità. 9. Investire sulla società civile e sullo sviluppo della democrazia partecipativa. 10. Costruire società aperte e inclusive. Questi sono i titoli di 10 proposte, naturalmente poi articolate e declinate, sulla quale si è lavorato molto nei giorni precedenti e nei mesi precedenti la marcia. C'è stato il forum dei 1000 giovani per la pace,
Molti di voi insomma erano presenti, riconosco molti volti, è stata un'esperienza straordinaria perché erano davvero, ci aspettavamo 1000 giovani e ne sono arrivati 4000, giovani e giovanissimi dai 16 ai 20 anni, che hanno discusso di questi temi, che hanno fatto le loro proposte, che hanno preso degli impegni precisi che oggi stanno, sui quali stanno lavorando. Mi fermo su un punto per me decisivo di questi 10, il tema del disarmo. Sul tema del disarmo la non violenza lavora su due orizzonti, un lavoro di tipo culturale e un lavoro di tipo politico. La premessa culturale è importante, fondamentale, perché io penso che noi dobbiamo creare un ambiente, diciamo, sociale nel quale ci sia una ripulsa sulla questione delle armi, così come abbiamo la ripulsa del narcotraffico, come abbiamo la ripulsa sociale verso la mafia. Siccome la guerra è illegale, lo dice la storia, lo dice la nostra Costituzione, illegali sono anche gli strumenti che permettono la realizzazione della guerra, primo fra tutti le armi. E noi oggi dobbiamo avviare una politica di disarmo, una politica di drastica riduzione delle spese militari a partire da questa ripulsa morale, etica, culturale che ci deve essere. Naturalmente poi questo si trasforma in lavoro politico e noi sappiamo che la politica è mediazione, è compromesso, è l'arte del possibile. Qui abbiamo questo bellissimo slogan che gli ecologisti e civici hanno portato alla marcia Perugia-Assisi, svuotare gli arsenali. Era un motto del presidente Pertini del 1984, chiudo. Su questo abbiamo costruito la marcia dell'85, perché avevamo preso sul serio l'impegno di Pertini, salvo poi verificare che nessuna delle forze politiche che avevano aderito alle marce di allora, poi in Parlamento hanno tradotto in atto politico questo. Questo invece noi oggi dobbiamo farlo, a partire da noi stessi. Le campagne di disobbedienza civile, oggi abbiamo parlato di una campagna che faremo di obbedienza civile, c'è anche la campagna di disobbedienza civile sulle spese militari. E questi fondi che noi vogliamo trasferire dalle spese militari dobbiamo impegnarli nel programma costruttivo della pace, che ha due punti fondamentali oggi all'ordine del giorno. La costruzione dei corpi civili di pace, cioè l'alternativa all'esercito, lo strumento per la risoluzione non violenta dei conflitti e la difesa del servizio civile, un istituto importante nel nostro paese che oggi è stato azzerato, è stato decapitato. Nell'anno prossimo non c'è nemmeno un euro a disposizione per avviare i giovani del servizio civile. Abbiamo abolito una storia straordinaria, l'Italia era il paese più avanzato sul servizio civile in tutta Europa, oggi è stato decapitato. Questi fondi che noi dobbiamo insistere, fare una campagna anche mediatica, anche evocativa, la campagna del no alla costruzione dei cacciabombardieri F-35 deve essere uno dei punti fondamentali politici della costituente ecologista e il programma costruttivo sulla non violenza. Grazie. Grazie mille Mao, questi punti sono già all'interno del nostro programma, scritti in modo molto chiaro con tanto di cifre, quindi intendiamo portarli avanti e speriamo tutti insieme di poter avere la forza per poter realizzare questo impegno. Mi aveva colpito molto